Sì, certo, le caratteristiche, ma che cazzo dici? Servono i fischioni. Maurizio, vieni qua, dai che ci divertiamo, esce un nuovo video di questi coglioni. Frega cazzo a me, ragazzi. Mi piace quando le capre scrivono, proprio mi piace, come quando Ronaldo torna al Bernabéu, no? Ma lo fischiano, però si carica ancora di più. Continuate, figo. Ci sono caratteristiche che ti piacciono o no che attraggono ragazze come un magnete. Questo video però non è per Maurizio e company, ok? Ma è per le persone che ci seguono, per davvero, realmente, e che hanno risultati. Anche solo guardando questi video. Incredibile, eh? Queste abilità possono essere sviluppate da chiunque, con un po' di pratica, ovvio. Chiaro, fianchi una parte di tutela estetica, che è ben diverso dall'essere belli, a ciò che ti dirò adesso, e sicuramente non rimarrai a secco di conoscenze. Quali caratteristiche caratteriali attraggono una ragazza? 1. Carisma. Cos'è il carisma? È la capacità di esercitare influenza su altre persone, saperle quindi attrarre con la forza della comunicazione, del paraverbale, del linguaggio del corpo. Il carisma affascina una ragazza perché crea un'immagine di te, di una persona che ha carattere e leadership, una persona che non ha paura di esprimersi, di farlo con forza e personalità. Come svilupparla? Tantissimi modi. Impara a dare opinioni in maniera energica. Quando conosci un argomento, fallo con fermezza e autorità. Lavora sulla voce, sulle pause, sull'intonazione. 2. Non preoccuparsi dell'opinione altrui. Quello del fregarsene del giudizio della gente, di ciò che pensa di chi ti sta attorno, quindi essere slegati dal suo parere e giudizio, ti dona un'aura di attrazione spaventosa. Dà l'idea di essere un uomo con le palle, già felice di ciò che ha, e quindi uno che può darle sicuramente un plus nella sua vita. 3. Capacità decisionale. Quando al telefono, ormai raramente mi capita di parlare con uomini che scrivono al servizio clienti e si dicono desiderosi di migliorare perché guardano i video da mesi e vogliono imparare. Quindi il servizio clienti spiega un po' il tutto, fa capire i prezzi, fa capire le modalità di pagamento, capisce bene o male su che percorso indirizzarsi, quindi filtra all'origine, poi vengono chiamati e all'atto di formalizzare un'iscrizione, molti si pisciano sotto e ne inventano di tutti i colori. Ormai li conosco perché sono tutti uguali. Ah, ma ora? Aspetterei a fine mese. Facciamo tra qualche settimana. Ah, guarda, ci penso ancora un altri 6-7 mesi, dai. Questa si chiama capacità decisionale e si riflette su tutti gli ambiti. Una persona che con le donne non ha capacità decisionale è un uomo che nella vita in generale non sa prendere le decisioni. È un uomo che perde tempo, che aspetta il momento giusto, il meteo giusto, lo stato d'animo giusto. È una persona a cui piace vivere nella zona di comfort. Io dico spesso loro, pensaci un altro anno. Ma se tu per primo scrivi, fai filtrare la richiesta, ti fai chiamare, dici al telefono che hai 30, 35, 40 anni, ci segui da mesi, da anni, vuoi una rivincita, sei a zero. Ma cosa cazzo devi pensare ancora? 4. Autoironia. Sapersi prendere in giro in maniera scherzosa è un'arma potentissima per attrarre una ragazza. Ti fa apparire come una persona estremamente sicura, che non ha paura di evidenziare difetti. Una persona che sta bene con se stessa. Questo è sintomo di grandissima intelligenza. 5. Freddezza e reattività mentale. Saper dire una battuta anche provocante alla ragazza, guardandola negli occhi e rimanendo un blocco di ghiaccio, fa tutta la differenza del mondo. Idem per la reattività mentale nell'avere sempre quasi la risposta pronta. Feci un video diretta su questo argomento. Ti dona l'immagine di uno che non si fa condizionare, come tutti gli altri uomini, da un paio di tette e un sedere. 6. Saper dire di no. Il fatto di saper dire di no è un principio d'attrazione che sta alla base del rapporto uomo-donna. Prendendo sempre come riferimento il fatto che lei di no nella sua vita ne riceve pochissimi. Il fatto che tu sappia dire di no ti rende diverso da subito.